Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come a uomini e donne l'addio improvviso. Ecco finalmente la verità su quello che è successo. Nonostante Uomini e Donne sia terminato da più di un mese, i suoi protagonisti non smettono di far discutere anche durante l'estate. L'ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, è stata particolarmente ricca di colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il trono classico, ossia quello dedicato ai ragazzi e alle ragazze più giovani. Nel corso dell'ultima stagione, infatti, si sono formate diverse coppie. Carola Carpanelli e Federico Nicotera, Lavinia Mauro Alessio Corvino, Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini e infine Luca Daffrè e Alessandra. Purtroppo, però, tutte le coppie che si sono formate, fatta eccezione per Alessio e Lavinia, si sono lasciate a distanza di pochi mesi dal momento della scelta, scatenando non poche polemiche e lasciando il pubblico che li aveva seguiti con affetto per mesi molto sorpresi. Tra le coppie, però, quella che più ha fatto discutere è stata quella formata da Carola e Federico. I due, infatti, sembravano essere molto affiatati ed innamorati e per questo motivo la loro rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Cosa è successo tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera? Se nei primi mesi fuori dal programma Carola e Federico sembravano formare una bellissima coppia molto affiatata, nelle ultime settimane qualcosa si è rotto e i due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Dopo un primo momento di silenzio, Federico ha deciso di parlare con i suoi follower, spiegando che lui e Carola stavano vivendo un momento delicato. Successivamente l'ex tronista ha annunciato a tutti coloro che li hanno seguiti in questi mesi la loro rottura, senza però aggiungere nessun dettaglio in merito ai motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione. Federico Nicotera dice addio a Carola per il GF VIP, l'indiscrezione. Se Carola e Federico non hanno voluto dare spiegazioni in merito ai motivi che li hanno portati a decidere di lasciarsi, sui social Deianira Marzano, esperta di gossip, ha parlato dei possibili motivi che avrebbero portato la coppia a dirsi addio. Stando a quanto riportato dalla Marzano, infatti, a decidere di interrompere la loro relazione sarebbe stato Federico, il quale, non avendo trovato alcuna agenzia disposta ad occuparsi della loro immagine e deciso ad entrare nella casa del GF VIP, avrebbe deciso di lasciare la fidanzata per avere maggiori chance. Ma non solo, perché sembrerebbe che l'ex tronista abbia anche tradito Carola a poche settimane di distanza dalla scelta. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.